Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nel consueto appuntamento con la Pinocchio Sincera settimanale. Qui siamo sul grafico del franco svizzero contro lo yen, ordine dato settimana scorsa, entrato a mercato nel corso dell'ultima settimana, pertanto lo lasciamo inalterato così com'è. La Pinocchio Sincera di riferimento l'abbiamo evidenziata in rosa, una Pinocchio Sincera rialzista di cui abbiamo avuto modo ampiamente di parlarne settimana scorsa, quindi lo stop loss a 102.76,9 rimane quello, il target a 106.96,1 rimane quello e vedremo se da qui alle prossime settimane l'ordine avrà di fatto successo o meno. Purtroppo non ha avuto successo il dollaro neozelandese contro il dollaro canadese. È andato in stop nel corso dell'ultima settimana al prezzo di 0.9677 e 8 e quindi di fatto l'ordine si è chiuso in stop, come potete vedere dalla grafica. Abbiamo di fatto evidenziato il livello dello stop loss. Rimaniamo quindi con l'unico ordine che è quello che sto per farvi rivedere ancora una volta, è quello tra franco svizzero e yen, con gli stessi identici parametri che vedete in grafica, e quindi lo stop loss a 102.76,9 e il target a 106.96,1. L'entrata invece è avvenuta nel corso dell'ultima settimana a 104.86,5. È tutto anche per quanto riguarda l'aggiornamento della Pinocchio Sincera. Io vi ringrazio dell'attenzione, ovviamente vi do appuntamento al prossimo video.